Ciao ragazzacci, mi sono appena svegliato. Allora, oggi andiamo a fare un'altra analisi sul tennis. Ieri si è perso per due partite, credo, sulla nostra multipla. Oggi andiamo a vedere di nuovo il tennis Sun Green, dove tennis, parlo non dello sport, ma del giocatore tennis, ha giocato una buona partita con Djokovic. Allora, Bautista Agut contro Medvedev. Medvedev è veramente fortissimo. Ieri facile facile. Agut ha un po' sofferto con Khachanov. Allora, qua è dura, è durissima. Facciamo così. 2-0, 2-0, 2-0. Niente. Dopo rivedremo sta partita. Struff Djokovic. Qua è dura, però, totale 7. Facciamo così, più di 9 e mezzo. Questa è la giocata che provo a scegliere. Poi Raonic-Krajinovic. Raonic ieri molto bene, Krajinovic non lo so. Mettiamo Raonic, così a caso. Djokovic-Struff. Non abbiamo ancora analizzato. Anzi, abbiamo giocato under, come mi sa. Qua manca Opelka Tsitsipas. Figlio di puttana di Tsitsipas, ieri mi ha fatto perdere. Mi ha fatto perdere sto frocio. Qua per 10 e mezzo ci sta. Perché entrambi hanno buon servizio, poi Opelka veramente tosto tosto. Andiamo su Medvedev. Oh, non capisco se devo andare su Medvedev o Agut. Anzi, facciamo così, andiamo su 2-0, no, 2-0 nomi di Medvedev. Agut secondo me qualcosa può fare. Giochiamo 2 euro. Bene. Che poi devo fare un po' di prelievi. Ora voglio capire perché Nadal non gioca. Intanto mi è arrivata una notifica sul telefono. Allora, nulla di interessante. Andiamo a vedere Nadal. Come mai Nadal. Non avete visto niente. Facciamo che non avete visto. Nadal quando torna. Qua che cazzo dice? Quando vivi una situazione come. Ma porca puttana, quando schiamo Nadal quando torna. Ehi Siri. No, Siri non funziona. Forse Siri non funziona mentre registro. Ultima notizia, Rafael Nadal News. Accetto. Vabbè ragazzi, mi sono rotto il cazzo. Vi saluto.